Salve youtubers e benvenuti per questa seconda gameplay di Pokémon Smeraldo in compagnia di BloodyLost258. Dunque, come vi avevo già anticipato nello scorso gameplay, ho catturato alcuni Pokémon. Non sono stata attenta ovviamente alle nature, ora ve li faccio vedere, e li ho fatti arrivare a livello 10. Come potete vedere, Beautifly, Pocena e Zigzagoon, che sono gli unici che potete trovare all'incirca qui dentro, a parte per Beautifly, che può essere Dustox, se non mi ricordo male, però comunque ora ve lo spiego. Andiamo a vedere ognuno di loro. Info. Allora, abilità aiuta insetto, aumenta la forza delle mosse con le ottero durante la difficoltà. E va bene, natura gentile. La natura gentile non è una natura buonissima, perché ha più difesa speciale e meno difesa. Che, oddio, può anche andar bene, perché comunque, se non ricordo male dai parametri di Beautifly, dovrebbe essere un difensore speciale più che un difensore fisico. Però ecco, diciamo che poteva andare decisamente meglio. Come mosse, assorbimento e veleno spina, rafforzatore, perché comunque mi è diventato Silcoon. Anche Cascoon impara rafforzatore un po'. Diciamo che sono i Kakuna e i Metapod della situazione, Silcoon e Cascoon, così come Beautifly e Dustox, come si chiama, dovrebbero essere il Beedrill e il Butterfree della situazione. Fortunatamente a me è uscito il Butterfree, che a me piace molto di più. Poi andiamo avanti, abbiamo il Pocena, che ha abilità fuga facile, rende più facile la fuga, e la natura quieta. La natura quieta praticamente è una natura che, basandomi sui giochi di sesta generazione, quindi su X e Y, non dovrebbe essere molto buona, perché è più attacco speciale e meno velocità. Ora, in questo gioco invece potrebbe anche essere un incentivo alla natura, al tipo di Pokémon che c'è. Perché per quanto le statistiche già facciano schifo, perché sono buttate sulle cose fisiche, le mosse buio sono tutte classificate come speciali, e quindi l'attacco speciale è quello che conta in questo caso. È un po' un casino. Io esternamente, come vi ho già detto, vi darò delle informazioni, dei trivia, diciamo, se vogliamo chiamarli così, sulla sesta generazione, perché è quella che a noi interessa. E poi abbiamo lo Zigzagoon, che ha una natura calma. Anche questa non è una natura molto buona, perché più difesa speciale e meno attacco. Lui è tutto fisico, anche in questa generazione dovrebbe tecnicamente essere tutto fisico, perché le mosse normali sono classificate come fisiche. Però, oddio, potrebbe imparare anche delle mosse speciali, che so, fulmine, lanciafiamme o quello che è, quindi potrebbe anche essere simpatico, anche se non rimarrà molto nel mio team. Le mosse, colpo coda, botti in testa, insomma, mosse non troppo buone. Meglio però di Pocena, perché come vedete mi ha imparato Grido di lotta e Turbo Sabbia, cioè due cose che forse Grido di lotta ancora, ma Turbo Sabbia non so quanto possa essere utile. Quindi prendiamo lo strumento, che mi ha trovato il Zigzagoon, e ricevo la pozione. Perfetto, e andiamo, anzi, prima di andare mettiamo in primo posto Torchic, perché tanto tutti quanti sono a livello 10, quindi preferisco che sia il mio starter a farmi compagnia. Allora, torniamo qui a Sola Rosa e parliamo con questo tipo che ci bloccava la strada. Ho appena finito di analizzare le impronte di un Pokémon raro, ma è saltato fuori che erano le mie stesse impronte. Bravo idiota. Ok, andiamo avanti. Percorso 102. Ovviamente Sola Rosa a est. Ok, vediamo che tipo di Pokémon ci sono qua intanto. Però un bel gruppetto di Pokémon. Ok, vediamo un po'. Io so che in questa zolla di terra, comunque in questo percorso, i Pokémon che possiamo trovare sono al solito Wurmple, non so come si dica, lo ripeto, se non l'ho già detto lo sapete adesso, Pocena, Zigzagoon, e mi sembra che ci siano pure Lotad e Ralts, e forse anche Tailow, ma non vorrei dire una stupidata. Ecco, qua c'è il Pokémon che io non so pronunciare, quello che diventa Silcoon o Cascoon, ecco, chiamiamolo così.
Mi piacerebbe catturare qualche nuovo Pokémon, anche perché comunque Lotad è molto simpatico, cioè ludicolo è simpatia proprio portami via. E poi, Ralts. Ralts è molto raro da trovare, però... Caspita. Oh, Lotad. L'ho chiamato. Me lo sono chiamato. Allora. Facciamo una cosa. Pokémon. Mandiamo avanti Beautifly, che è quello più scarsicello, diciamo, nella situazione. Sì, Beautifly, basta volare. E oltretutto mi ha fatto ruggito, quindi ce la vedremo domani mattina. Azione. Ok, io siccome non mi fido, io gliela mando subito una Pokéball. Abbiamo trovato una Megaball perché c'è... è stato Zigzagoon a trovarla nel campo. Incrociamo le dita. I soliti tre. Uno, due, tre. Ok, abbiamo Lotad, ragazzi. E questo potrebbe anche essere un Pokémon molto simpatico da utilizzare. Lotad vive in stagni di acqua pulita, trasporta altri piccoli Pokémon da una sponda all'altra facendoli accumulare sulla foglia che è in testa. Perfetto. E Lotad l'abbiamo preso, quindi io direi per il momento di andare avanti. Poi nel caso tornerò, farò una piccola pausa e tornerò per catturare gli altri. Cominciamo le prime sfide. Se hai dei Pokémon sei ufficialmente un allenatore di Pokémon. Non puoi rifiutare la mia sfida. D'accordo, Gennaro. Sì, è un bullo. Non penso che si chiami Gennaro. No, è Matteo Bullo. Non è Gennaro Bullo, il famosissimo Gennaro. Allora, Pocena. Pocena morirà molto velocemente con un braciere che prende stab, che è tutto quello che è adesso. Oh no! Non ci credo. Vabbè, allora. Facciamo un graffio, tanto basta e avanza. E diciamo ciao a questo Pocena, che ha resistito al nostro attacco. Ah, ho perso. Avrei dovuto allenare il mio Pokémon meglio. Già, Gennaro. Ok, avresti dovuto dirmi che eri così forte. No. Ah, i nostri occhi si sono incontrati. I miei Pokémon Coleottero e io te la faremo vedere. D'accordo. Allora, Rick piglia Mosche. Allora, questo muore facile perché comunque il braciere è super efficace. Ed è un pigliamosche, quindi è sciallava, braciere a tutto spiano. E siamo tranquilli. Ok, un altro Wurmple. O Wurmble, non so come si legga. Se qualcuno sa la pronuncia di questo Pokémon, me la faccia sapere qua sotto nei commenti, così nei prossimi gameplay eviterò di sbagliare. Ok. Abbiamo vinto. Ah, che rovina. Se i tuoi occhi incontrano quelli di un altro allenatore, devi sfidarlo. Devi. Va bene. Vediamo se troviamo così a botta di culo Ralts. No. Purtroppo no. Zigzagoon. Zigzagoon. Purtroppo. E vabbè, ciao Zigzagoon, sei morto molto agilmente. Io ci provo, non si può mai sapere. Ciao tipo. Io non sono molto alto, quasi scompaio nell'erba alta. L'erba mi arriva sopra il naso. Fa 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 fa. Fa fa. E ciù. Ok, va bene. Vediamo. Chi c'è? Pocena. Non mi sta piacendo questa situation. Allora, facciamo fuori anche questo e andiamo avanti. Vi ho detto che poi in un secondo momento tornerò a fare scorpacciata di Pokémon. Sei allenatore da poco tempo? Siamo entrambi principianti. Bene. Benissimo. Questo come si chiama? Hallenbullo. Hallenbullo. Allora, uno Zigzagoon di livello 4 che a noi non ci fa praticamente paura.
Ok, via. Torchic. Tailo. Questo lo voglio, per esempio. Questo è uno di quelli che mi piacerebbe avere. Almeno per avere un Pokémon volante nella squadra. Però per ora facciamo il pollo arrosto. Anzi, la rondinella in questo caso. Ok. Ho richiamato la tua attenzione perché pensavo di poterti battere. Hai fatto male i tuoi calcoli, Allen. Non ha mai vinto fino ad ora. Spero di riuscirci prima o poi. Che prima o poi riuscirai? Allora, qui ci sono le bacche. Che io raccolgo. Due bacca pesca. Perfetto. E due bacca arancia. Ora io una ciascuna le pianterò. Perché così crescono e mi danno sempre più bacche. Allora, bacca pesca e bacca arancia. Le bacche possono essere utili. Percorso 102, avanti Petalipoli. Allora, ho intenzione di diventare il miglior allenatore di tutti. Aiutami a far carriera. No, carissima, aiuta tu me a far carriera. Questa che cos'è? Una bellezza? No, una pupa. Oh, Simona si chiama. Simona pupa. Piacere. Questo è un bel braciere per te. Ok. Shroomish. Oddio, io adoro questo poi. Che io chiamo molto così, ma lo chiamo Shroomish. Mi piace, lo voglio, guarda te, carino. Poi diventa Brilum. Brilum è anche un Pokémon abbastanza figo. Ok. Alla fine sono io a farti far carriera. Beh, sì. Decisamente sì. Se voglio continuare a far strada devo catturare più Pokémon. Ok. Qua c'è una Pokéball. E abbiamo trovato una pozione. Se non ho capito male, c'è Zigzagoon che ha preso, ecco esatto, strumento, prendi, pozione. Ci stiamo riempendo di pozioni, visto non c'è manco bisogno di andare. Faccio l'ultimo tentativo per Ralts, prima di entrare in città. Ehi, incontro, ecco. No, Wurmple. Vabbè, ok. Fatto questa, entriamo in città e non perdiamo altro tempo, perché non è il caso, ecco. Usiamo un braciere. Ok. Perfetto. Andiamo avanti. Questa è Petalipoli, ragazzi miei. Entriamo intanto al Pokémon Center. E curiamoci, che è il caso. Anche perché dovrò far allenare anche Lotad, quindi avrò anche più chance di provare a cercare Ralts. Parliamo con tutti, vediamo. Ciao allenatore, hai un sorriso fantastico, lo sai? Il mio hobby è collezionare i profili degli allenatori di Pokémon. Allora, che ne dici? Mi mostri il tuo profilo? Vediamo che so, coso. Per creare il tuo profilo devi mettere insieme quattro parole o espressioni. Ti spiegherò come creare un profilo usando quattro espressioni diverse. Le quattro espressioni si possono combinare fra di loro. Ce ne sono moltissime disponibili. Sono organizzate in categorie, ad esempio Pokémon, quotidianità, hobby. Così sarà più facile trovarle. Prima bisogna scegliere una categoria e visualizzare le espressioni disponibili. Poi si sceglie l'espressione desiderata. Così facendo creerai il tuo profilo. Allora, che ne dici? Mi mostri il tuo profilo? No, perché non sono interessata, perché tanto nessuno guarderà il mio profilo, quindi nel caso farò un secondo momento, insomma, vedremo. No, veramente? Pensavo che una persona come te avesse un profilo favoloso. Vabbè. Capita di sbagliarsi. Ci sono molti tipi di Pokémon. Tutti i tipi hanno punti di forza e punti deboli contro altri tipi. In base ai tipi di Pokémon, una lotta può essere facile o difficile. Ad esempio, il tuo Torchic è di tipo fuoco, è forte contro i tipi erba e coleottero, ma è debole contro i Pokémon di tipo acqua. E abbiamo scoperto l'acqua calda anche qui. Quel sistema memoria Pokémon del PC. Chiunque l'abbia inventato deve essere un mago dell'informatica.
probabile. Mangiando una bacca arancia il mio Pokémon ha ripreso PS. Ok. Sentiamo che hanno da dire. Dove sarà andato il nostro Lino? Dobbiamo andare a Mentania al più presto. Petalipoli, dove l'uomo si fonde con la natura. Ok, intanto entriamo qua sotto, vediamo. Salve. Norman è diventato il nuovo capo palestra della città. Credo che abbia fatto venire la famiglia da una regione lontana. Ah, è il papà di... del personaggio principale, allora. Ho sfidato Norman una volta, ma è troppo forte per me. Come posso spiegarmi? Ho l'impressione che viva per i Pokémon. Oh. Sì, può darsi che sia il padre di questa qui. Il mio viso si riflette sull'acqua. Vedo un sorriso pieno di speranza. O forse uno sguardo di cupo silenzio velato di paura. Che cosa vedi nel riflesso del tuo viso? Boh. Però sei un poeta. Mi sono piaciute le tue esternazioni. Vediamo. Viaggiare è magnifico. Quando ero giovane ho navigato mari e scalato montagne. Ok. Sig, mi piacerebbe partire all'avventura con alcuni Pokémon. Camminare sull'erba umida, scalare montagne impervie e rocciose. Attraversare mari in burrasca, addentrarmi in grotte oscure. Provare a volte un po' di nostalgia. Viaggiare deve essere meraviglioso. Sì, dipende poi da come la prendi il viaggiare, perché non tutti siamo uguali e quindi potrebbero esserci delle cose che non vanno. Vediamo qui. Se hai già 6 Pokémon e ne catturi ancora uno, esso viene inviato automaticamente via PC in un box memoria. E va bene. Vediamo al market. Pronti? La musichetta? Oh yeah! Parliamo con le persone. Anche se un Pokémon ora è debole, si rafforzerà. L'amore è la cosa più importante. Ama i tuoi Pokémon. Ok. Usi il repellente e tieni alla larga i Pokémon. È un valido aiuto se vai di fretta. Ok. Hai con te degli antidoti? Se porti in giro un Pokémon avvelenato, perderà PS fino ad essere esausto. Porta sempre con te degli antidoti. Va bene, ma quello che mi interessa adesso sono le Pokéball. Quindi, Pokéball. Questo è già più rifornito, ovviamente. Guardate lì. Quindi, prendiamo delle Pokéball e ne prendiamo... Oddio, 11 no, magari 5. 1000. Siamo a posto, sì. Grazie a te. No, non puoi fare nient'altro, ciao. Ok. Vediamo qui. Ehi, sei un allenatore principiante? Sai qual è la prima cosa che fa un allenatore in una nuova città? Dà un'occhiata alla palestra. Vedi, questa è la palestra di Petalipoli. Quando sei alla ricerca di una palestra, cerca un cartello come questo. Ok, ci sta dicendo a gran voce di entrare alla palestra. Palestra Pokémon di Petalipoli, capo palestra Norman. Un uomo per il quale la potenza è tutto. Simpatico il papo. Sei proprio tu, Bloody Rose? Ne hai fatta di strada. Sono sorpreso che ce l'abbia fatta con le tue forze. Oh, adesso vedo. Hai portato la tua squadra di Pokémon. Presumo che tu voglia diventare un allenatore come me, Bloody Rose. Che bella notizia, non vedo l'ora. Vorrei un Pokémon, per favore. Tu devi essere Lino, giusto? Vero? Andrò a trovare i miei parenti a Mentania. Temo di sentirmi solo, quindi vorrei portarmi un Pokémon. Però non ho mai catturato un Pokémon in vita mia, non so come fare. Capisco. Bloody Rose, hai sentito? Accompagno Lino a catturare un Pokémon. Ecco Lino, ti presto il mio Pokémon. Lino riceve Zigzagoon. Oddio, non penso sia uno dei Pokémon di questa palestra, perché comunque è abbastanza triste. Oh wow, un Pokémon. Ti do anche una Pokéball, prendila. Lino riceve una Pokéball. Oh wow, grazie. Davvero, verresti con me, Bloody Rose? Sono costretta. Non è che veramente vieni con me, sono costretta dalle circostanze.
Bloody Rose, i Pokémon si nascondono nell'erba alta come questa, vero? Guarda se riesco a catturarne uno nel modo giusto. Wow! Eh sì, ma che culo però, dai! Io a 3 ore che giro per questa erba e quello mi trova già subito un Ralts. Vabbè, dai. Mi sento triste inside a guardare questa scena. Ma vabbè, pazienza. Ovviamente sta facendo tutto lui, io non sto facendo niente, eh. Questa mi sa che è la cosiddetta dimostrazione su come catturare i Pokémon, ma siamo arrivati in anticipo noi. Decisamente molto in anticipo. Ora si lancia una ball, vero? Cercherò di fare il mio meglio, vabbè, quello che è. Sì, però sbrigati, Lino. Anche sto culo ha avuto. Con una Pokéball si è preso un Ralts. Vabbè, ok. Ce l'ho fatta, questo Pokémon è mio. Bloody Rose, grazie, torniamo alla palestra. Quindi ha funzionato? Grazie, sì, ce l'abbiamo fatta, lo restituisco il suo Pokémon. Bloody Rose, ti ringrazio per avermi accompagnato. Con il vostro aiuto sono riuscita a catturare il mio Pokémon. Prometto di prendermene cura. Oh, la mamma mi aspetta, devo andare. Ciao Bloody Rose. Ciao. Bene. Bloody Rose, se vuoi diventare un bravo allenatore, ecco il mio consiglio. Dirigiti verso Ferrugipoli, la prossima città. Lì devi sfidare il capopalestra Petra. Dopodiché vai in altre palestre Pokémon e sconfiggi i loro capi. Devi vincere le medaglie, hai capito bene? Anch'io sono un capopalestra. Un giorno ci sfideremo, Bloody Rose. Ma solo quando diventerai più forte. Va bene, vabbè, aspetta. Non vai alla palestra Pokémon di Ferrugipoli? Sfidare un allenatore alle prime armi non è avvincente. Bloody Rose, accetterò di sfidarti solo quando sarai molto più forte. Ti sfiderò solo quando avrai vinto 4 medaglie, è chiaro? È chiaro. Grazie, papà. La tua gentilezza è disarmante. Questo chi è? Ehi, sei un allenatore principiante? Sai qual è la prima cosa che... Vabbè, un allenatore deve fare in città, da una chiamata alla palestra. Vabbè. Casa di Lino? Salve. Tu sei... Ah, devi essere Bloody Rose, giusto? Grazie per aver aiutato Lino qualche tempo fa. Sin da quando era ancora in fascia è sempre stato debole e malaticcio. Vi abbiamo organizzato un soggiorno a Mentagna dai miei parenti. Lì l'aria è molto più pulita. Che cosa? Dov'è Lino? Già partito? Il nostro Lino? Mi chiedo se abbia fatto molta strada. Oh. Mentre ci descriveva la cattura del Pokémon, Lino sprizzava di gioia. Era tanto tempo che non lo vedevo sorridere in quel modo. Ma poverino, cioè, è malaticcio? O ha solamente l'aria? Ehi, chi sei? Ehi tu, dal tuo abbigliamento non si direbbe che sei un allenatore di Pokémon, giusto? Forse mi sbaglio, i tuoi abiti sono poi così sporchi. O sei un allenatore principiante o una persona qualunque. Me ne vado in giro alla ricerca di allenatori in gamba. Scusa se ti ho fatto perdere tempo. E tu chi diavolo sei, tizio? Percorso 104. Vediamo. Percorso che ho trovato per Daripoli, giustamente. Ah. Allora, oh no, non sono un allenatore. Devi sapere che la sfida inizia se gli allenatori incrociano lo sguardo. Se non vuoi lottare, non guardarli negli occhi. Ok. Tu? Oh, tu sei un allenatore. Che bello lasciare impronte sulla sabbia. Già, vero? Divertente. Ciao, bullo. Zigzagoon bullo? Ok, sappiamo ora che il Zigzagoon e il Pocena sono i Rattata e gli Zubat della situazione. Perfetto, grazie per la notizia. Siamo a livello 13, mi sembra che al 16 si evolva Torchic. Seedot? Mi piace Seedot, anche se Shiftry non dovrebbe essere molto molto forte, anzi. Però vabbè, vediamo. Ciao Seedot, ciao. È un piacere.
È di erba, per questo ho fatto super efficace. Ah, ho le scarpe piene di sabbia, che fastidio. Già, vero? Vorrei lasciare le mie impronte dappertutto sulla sabbia, ma svaniscono subito. Povere te. Il mare? Come saranno i fondali marini? Ho pescato un Pokémon dall'aria molto forte. Oddio, no, ti prego, dimmi che non è magica. Ho anche un non so che di magico. Ed è sicuramente fortissimo. Il nostro Magikarp è qui. Allora, non uso braciere semplicemente perché nonostante prenda stab, magari anche se lo dovesse ammazzare non dovrebbe essere molto efficace, quindi andiamo di graffio. Tanto lui farà splash, quindi tranquillamente uno va avanti. E vabbè, dai. Magikarp. Carp. Il dio. Certo, farlo arrivare a livello 20 è un'impresa, però una volta che diventa di livello 20, Gyarados, devo dire che è un bel Pokémon. Ma che? È appunto Pokémon fortissimo magico! Ehi, Magikarp, non sei all'altezza del tuo nome. Lols. Ok, torno indietro da questa parte. Indebolisci il Pokémon selvatico prima di tirare una Pokéball. Avvelenato, scottato o addormentato si cattura più facilmente. Oh, caspita, scusate, ho ricliccato invece di premere B per correre. Vediamo che Pokémon ci stanno qui. Forse qui è Tailow. Merrill! Ciao, Merrill! Mi piaci. Vieni fra le mie fila. Now. Ti prego, non morire. Ok. Zaino. Pokéball. Pokéball. Ciao, Merrill. Ciuz. Uno. Due. Tre. Merrill è nella nostra squadra. Allora, Merrill, come natura, decisa. Il corpo di Merrill è coperto da una pelliccia idrorepellente. Grazie ad essa riesce a nuotare ad alta velocità senza farsi rallentare dall'attrito dell'acqua. Dicevo, Merrill è una natura decisa. Tra l'altro non abbiamo manco controllato Lotad, quindi info, vediamo. Lotad è acqua erba. Natura furba. La natura furba è una natura che dà esattamente nulla, è neutra completamente. Lieve recupero PS se piove, quindi copri pioggia, è carino in un team che usa pioggia danza, molto molto carino. Sgomento e ruggito, quindi ok, mi piace Lotad, probabilmente lo terrò. Merrill non lo so se lo terrò. Grasso spesso, protegge da caldo e freddo. Non so se lo terrò effettivamente, perché comunque vorrei provare nuovi Pokémon. Però intanto la natura placida ha più difesa e meno velocità. Non so se è tanto buono. Io penso che una delle migliori nature che può avere Merrill è la natura decisa, sempre basandomi sulla sesta generazione. Però vabbè, intanto ce l'abbiamo. Avercelo non ci costa niente. Vediamo se c'è un Tailow. No, abbiamo un Pocena davanti agli occhi. Perché Pocena sei davanti ai miei occhi? Vabbè, bruciamolo. Fa gratis. Ok. Oh là là, guardate chi c'è. Ciao, Tailow. Graffio. Graffiamo. Ok.
Mio Dio. Avevo paura di ammazzarlo. Ok ragazzi, io catturo solamente questo Pokémon e poi andiamo un pochino avanti. Mi fermerò quando me la sentirò. Oddio santo, no. Taillow, non mi stai piacendo. No, questo non lo devi fare, Taillow. Forza, incrociamo lì. Uno, due, tre. Ok. No! Ok. Dobbiamo catturarlo. Maledettissimo Taillow. Entra nella tua ball. Ok, mi ha fatto sprecare due ball. Quindi spero che abbia la natura giusta. Spero. Vediamo. Taillow è sì piccolo, ma ha coraggio da vendere. Tanto che riesce a tenere testa a uno Skarmory. Addirittura. Se è affamato però, la sua determinazione si affievolisce. Non voglio dare soprannomi. Ed è stato trasferito al PC di non si sa chi. Lui lo andrò a ritirare, non ora però lo andrò a ritirare. Andiamo avanti. Il cottage sul mare è la dimora del signor Marino. Un tempo era un audace navigatore che non temeva i mari più burrascosi. Vediamo. Cottage del signor Marino. Qua c'è una nave. Entriamo. Usciamo, non c'è nessuno. Va bene. Ottimo. Perché là c'è la donnina e io non ci posso andare dalla donnina? Oh, qui ci sono delle bacche. Due bacche arancia. Ok. E due bacche pesca. Allora, piantiamo una bacca pesca, una bacca arancia e direi un'altra bacca pesca in questo caso, visto che non ne abbiamo altre. Oppure sì, dai, bacca pesca, così ci possiamo curare molto più facilmente. Salve. Il destino ci ha fatto incontrare, te la senti di lottare? Va bene. Anche se non me la fossi sentita. Che carina. Dahlia Lady. Mi piace il vestito. Semplicemente perché è verde, non perché è pomposo, eh. Allora, Zigzagoon di livello 7 addirittura. Ok. Oddio, ha resistito. Ricarica. No, dai, la ricarica totale. Ah, quanto sono odiosi questi con le ricariche totali. Ok, ciao Zigzagoon. Ah, ok, perfetto. Non avevo notato che ne aveva solo uno. Per bacco! Ci siamo appena incontrate ed è già l'ora dell'addio. Spero che ci rivedremo. Oddio, qua c'è un bosco, quindi ragazzi io direi che mi fermo qui, esattamente qui, davanti al bosco. Perché così io farò allenare i Pokémon, mi scelgo la squadra, visto che già ho 7 Pokémon, e ne avrò altri, perché comunque non me ne andrò da questo posto e non farò la prossima gameplay fin quando non trovo Ralts, perché Ralts è un elemento imprescindibile del mio team. E vedremo chi mettere, chi togliere, chi inserire, anche perché avere due di acqua tipo Lotad e Merrill non so quanto mi convenga. Quindi vedremo. Sicuramente Taillow ci sarà, sicuramente Beautifly resterà nel mio team fino a data da destinarsi. Non so, o Pokena o Zigzagoon andranno via allegramente. Vedremo comunque, lo vedrete al prossimo gameplay. Quindi ragazzi, non mi resta che dirvi, di augurarvi una buona giornata, di invitarvi a iscrivervi al canale, a spammare il canale, comunque a mettere un commento per darmi qualche consiglio, se volete voi qualche consiglio sui Pokémon. E noi ci vediamo al prossimo gameplay, alla nostra prossima avventura, sempre qui con Pokémon Smeraldo e con Bloodirose 258. Ciao!